Il progetto Dare per salvaguardare l'ambiente in rete nasce nel 2008 su iniziativa della professoressa Elena Pace, con l'obiettivo di coniugare salvaguardia dell'ambiente e solidarietà, nella convinzione che non si possa curare l'ambiente senza curare l'uomo, essendo egli stesso parte dell'ecosistema. Nel 2012 il progetto riceve il Premio Nazionale Green Scuola del Ministero della Pubblica Istruzione del Consorzio Interuniversitario di Chimica per l'Ambiente. Nel 2019, 5 scuole, già coinvolte nel progetto, costituiscono una rete istituzionale. Oggi, grazie anche al supporto dell'associazione APS Nuove Vie per un Mondo Unito, che lo ha fatto proprio, il progetto coinvolge circa 8.000 ragazzi in 11 paesi, di cui 3.500 in Italia. Il progetto è in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, focalizzandone 3 in particolare: lotta contro il cambiamento climatico, istruzione di qualità e sconfiggere la fame. Gli studenti dei vari ordini di scuola, guidati dai loro insegnanti, imparano a conoscere sempre più a fondo il legame uomo-natura e crescono nella responsabilità di agire in modo più rispettoso di entrambi. Al centro del percorso c'è il patto di risparmio energetico. Ci impegniamo a fare 200 atti di risparmio. Spegnere la luce quando si esce da una stanza, chiudere il rubinetto dell'acqua quando non serve, non sprecare il cibo, fare la differenziata, riusare oggetti e usare la bicicletta invece di prendere l'autobus. Li annotiamo in una scheda o li registriamo in un'app appositamente sviluppata e resa disponibile sui canali social Facebook e Instagram del progetto. Il risparmio reale, stimato in circa 10 centesimi per ogni atto, viene poi reso disponibile da uno sponsor, che può essere il genitore, la scuola o noi stessi. Con i 20 euro realizzati per ogni scheda compilata, finanziamo progetti di solidarietà. Quest'anno ne abbiamo scelti 9 in paesi dove lo squilibrio ecologico ha già fortemente impattato la vita delle persone. Se siamo pronti ad impegnarci sul serio, a dare del nostro, siamo certi di contribuire a dare un nuovo corso alla storia, a capovolgere il mondo, a costruire un futuro migliore di sostenibilità e di pace.